Parliamo di Levante perché sta per arrivare nelle concessionarie e la stiamo provando in queste ore, ma soprattutto perché questa è la Maserati che, detto tra noi, dovrebbe essere la più venduta della storia del marchio del Tridente. È un obiettivo possibile, naturalmente, perché è un SUV e se noi prendiamo come punto di riferimento la Cayenne, la Porsche Cayenne, che è uscita nel 2003, e tu ricordi, Alessandro, rapidamente si è affermata come la Porsche più venduta, nonostante in casa avesse un'icona del calibro della 911. Sono passati 13 anni dopo si parla solo di SUV, di crossover, se uno più uno fa due. Assolutamente sì, le carte in regola sono numerose, nel senso che la macchina ha un pacchetto tecnico di tutto rispetto. Giuliano, che ho sentito poco fa telefonicamente, mi ha detto di essere rimasto piacevolmente colpito dalla macchina per come si guida. Dico una cosa, io non ero convinto al 100% dello stile di alcune scelte tecniche. La stessa cosa Giuliano, e si è ricreduto. Questo è quello che mi ha detto nei pochi istanti in cui ho parlato. Sì, a me non è dispiaciuta quando l'ho vista per la prima volta in marzo al Salone di Ginevra. La critica che faccio a Maserati, un po' al gruppo in questa fase, è che la Levante non è stata presentata da subito con una motorizzazione ibrida plug-in, una cosa che i competitor hanno tutti quanti ormai. Su questo FCA è un po' indietro, però questo me l'ha detto Giuliano, sempre che ha studiato, sta studiando la macchina. La dotazione di serie sarà sempre competitiva anche rispetto alla concorrenza. Le tedesche in particolare, si sa, faranno pagare un po' tutto come optional a sovrapprezzo. La Levante avrà anche nelle versioni base, se così si può dire, una macchina a 75.000 certo, euro, certo, sospensioni pneumatiche, cerchi diciamo maggiorati per garantire una dinamica di guida sempre di alto livello. Ma io spero che se la Maserati Levante diventi davvero la Maserati più venduta, però anche per un motivo molto particolare, perché è prodotta a Mirafiori. Mirafiori sappiamo che è la fabbrica più grande d'Europa dell'auto ed è diventata un po' una cattedrale nel deserto da un po' di anni. Quindi se la Maserati Levante venderà bene soprattutto in Nord America e la Cina, che sono i primi due mercati di riferimento di un prodotto di questo tipo, dove serve appunto anche una motorizzazione ibrida plug-in, sarà importante anche per chi lavora a Mirafiori. Si parla di 25-30 mila unità all'anno già nel regime, quindi al 2017, quindi è un dato importante, un numero importante. Ma detto tra noi, seguite la prova di Giuliana e così possiamo tornare a parlarne. E noi aspettiamo di provarla anche personalmente per farci un'idea più precisa su questo prodotto, e appuntamento fra qualche giorno su Omni Auto e sul nostro canale YouTube.